costruito sotto gli auspici Si è tenuto a Teramo il seminario per i focal point nazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, l'OIE, sul benessere animale in Europa. L'incontro è stato organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale in qualità di centro di collaborazione dell'OIE per la formazione veterinaria, l'epidemiologia, la sicurezza alimentare e il benessere animale. Hanno partecipato al seminario 41 delegati nominati dalle rispettive autorità centrali e provenienti da altrettanti paesi appartenenti alla Regione Europa. La Regione Europa per l'OIE comprende 53 stati e si spinge fino al Caucaso. Direttore, questo istituto è sempre più proiettato verso l'internazionalizzazione. Certamente l'Istituto di Teramo rispetto all'altra rete, alla rete dei 10 istituti italiani è direi uno dei due o tre istituti che hanno una maggior proiezione sullo scenario internazionale. Quella di oggi è l'ennesima iniziativa che dimostra questa prerogativa del nostro istituto. Se pensiamo che oggi qui a Teramo sono presenti 41 paesi della Regione Europa, che la Regione Europa non è solo l'Europa geografica, ma la Regione Europa per quanto riguarda l'OIE è proiettata al Kazakistan, al Turkmenistan, ai paesi quindi della ex Unione Sovietica, la Turchia, la presenza oggi di una settantina di delegati e di 41 paesi mi sembra sia una chiara dimostrazione di questa valenza internazionale del nostro paese. Il tema di oggi poi è un tema di grande interesse e attualità, il benessere animale, per cui è cresciuta la sensibilità di tutto il mondo verso il benessere animale. E il benessere animale lo dobbiamo considerare, noi di solito siamo fino a qualche tempo fa consideravamo il benessere animale limitato agli animali d'affezione, in realtà il benessere animale coinvolge tutti gli animali, perché anche gli animali che purtroppo, ahimè, poi verranno macellati comunque hanno diritto di avere le condizioni migliori fino a quando purtroppo non si verifica il fatidico evento. Gli esperti provenienti dall'OIE, dalla Commissione europea, dall'università, dai centri di ricerca e servizi veterinari centrali si sono confrontati sulle strategie più efficaci per migliorare l'applicazione degli standard definiti dall'OIE sul benessere animale. Professoressa, come costituiscono eventi di questo tipo al miglioramento dei servizi veterinari nei paesi membri? Questi eventi contribuiscono a supportare i servizi veterinari dei paesi membri dell'OAI, in quanto soprattutto i focal point che sono qui presenti in questo evento condividono conoscenze e acquisiscono nuove competenze per il miglioramento del benessere animale, in questo specifico caso per i delegati OIE. Quale contributo si attende l'OIE dai propri centri di collaborazione? It's very important for the OIE because we are... Il contributo che l'OAI si attende dai centri di collaborazione e dai laboratori di referenza dei paesi membri che sono all'interno dell'OAI è un contributo molto importante, soprattutto un contributo in termini di aumento delle conoscenze e delle competenze in diversi ambiti, in questo caso specifico nell'ambito del benessere animale, ma anche nel campo diagnostico della
della diagnosi, cioè delle malattie animali. Il network dei centri di collaborazione e dei laboratori di referenza è molto importante. L'Istituto di Teramo offre un contributo importante a livello internazionale con le proprie competenze e con le proprie conoscenze. L'Italia, professore, contribuisce in maniera significativa al lavoro dell'OIE anche attraverso gli istituti zooprofilattici. Quali sono i benefici per il nostro sistema sanitario nazionale? I benefici sono, diciamo, di proteggere il nostro patrimonio zootecnico e la salute del consumatore italiano da possibili malattie che arrivano da paesi, in particolare i paesi nei Balcani e i paesi dell'area mediterranea. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia ha avuto negli ultimi anni degli eventi tipo la Blue Tongue che ha colpito la Sardegna, che provenivano dai paesi del Nord Africa. E non solo la Blue Tongue, ricordiamo anche la West Nile, anche quella è una malattia che ci è arrivata dal bacino mediterraneo, dai paesi della sponda sud del Mediterraneo, dei paesi africani. Ora, considerato che questa è una situazione che si può ripetere in futuro, perché quelli sono paesi, la Libia, l'Egitto, dove è diffusa l'afte epizootica, che è una malattia che potrebbe arrecare danni enormi al patrimonio zootecnico italiano, investire per fare in modo che i servizi veterinari di quei paesi siano più efficienti ed efficaci e che riescano a contenere questa malattia, indirettamente protegge anche noi, il nostro patrimonio zootecnico. Questo per quel che riguarda, diciamo, la zootecnia e il mondo della produzione, che è comunque importante, ma questo ha il collaborare con l'OIE ha anche il significato e l'importanza di proteggere anche il consumatore, perché questi sono paesi dai quali noi importiamo anche alimenti. Allora, avere dei servizi veterinari che sono efficienti, che sanno fare bene il loro mestiere nei paesi che poi esportano prodotti di origine animale verso l'Unione Europea è importante anche per il cittadino italiano, per il consumatore. La notizia di cronaca è che troviamo sempre più carne di cavallo dentro delle polpette che dovrebbero essere di manzo. Qual è il reale rischio che corre il consumatore? Ma questo si tratta, diciamo, di una frode, perché è l'utilizzo di un alimento non dichiarato al posto di un altro alimento. Cioè, una frode commerciale, perché la carne equina costa meno della carne bovina. Il rischio dal punto di vista sanitario è veramente minimo, perché si tratta in entrambi i casi di carni che sono ottenute da animali macellati nei macelli e quindi sottoposti ai controlli veterinari. C'è stato qualche sospetto legato all'utilizzo di carni di cavallo provenienti da animali da sport, no? Perché si sospetta che questi animali siano durante la loro vita sottoposti a trattamenti stimolanti, ormoni o altre sostanze. Ora, i controlli che abbiamo fatto fino adesso dimostrano che in realtà questo rischio, che è un rischio ipotetico, non corrisponde a una situazione reale di gravità. Oggi a Teramo è riunita l'Europa, anzi l'Europa allargata, per parlare di benessere animale. Quanto è importante? Il benessere animale, soprattutto per quanto riguarda gli animali che alleviamo, è un valore importante per i cittadini europei e non solo. È un valore in crescita per l'attenzione che l'opinione pubblica dà sempre di più al modo in cui alleviamo gli animali e ovviamente ha il riflesso sulla qualità, la qualità di quello che troviamo nel piatto tutti i giorni. È una questione anche etica, di rispetto verso quello che anche la Costituzione europea definisce come un essere senziente. C'è sicurezza in Europa? Parlando di sicurezza, sicuro, è un gioco di parole, ma si lavora da tanti anni per crescere quelli che sono anche i sistemi di controllo. Per quanto riguarda il benessere animale, è stato integrato nel concetto di sicurezza alimentare già all'inizio degli anni 2000. L'applicazione della legislazione europea è il punto chiave
è qualcosa su cui molti tecnici stanno lavorando in tutta Europa, e è anche la ragione per cui sono qui a Teramo. Il ruolo dell'Unione Europea qual è in questo settore? Il ruolo dell'Unione Europea e della Commissione è di coordinare effettivamente l'applicazione della legge. La responsabilità è negli Stati membri che, come l'Italia, sono coadiuvati da organismi tecnici come anche l'Istituto, perché a tutti gli effetti far applicare una legge domanda conoscenza tecnica e scientifica. Progetti futuri? Progetti futuri innanzitutto guardando che la dimensione del commercio internazionale e la globalizzazione degli scambi è l'obiettivo, soprattutto in un momento di crisi come oggi, per quanto riguarda l'agricoltura europea, è di applicare gli standard e fare in modo che gli standard internazionali dell'OIE diventino una priorità anche al di fuori dell'Unione Europea. Il seminario teramano per i focal point nazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale sul benessere animale in Europa ha inteso dare seguito alle raccomandazioni adottate nell'ambito della 25ª conferenza della Commissione regionale dell'OIE per l'Europa, che si è tenuta in Germania a settembre del 2012. Raccomandazioni che promuovono attività di rafforzamento delle capacità dei focal point degli Stati membri al fine di incentivare una più efficace cooperazione e favorire l'armonizzazione degli standard OIE sul benessere animale. Il seminario si è svolto nella nuova sala conferenze del Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria Gramenzi di Collaterrato Alto. Il CIFV, appunto, è una struttura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, inaugurata nel 2010. Di cosa ha bisogno l'Europa? Di cosa ha bisogno l'Italia per quanto riguarda la ricerca sul benessere animale? Attualmente la ricerca è in uno stato già molto avanzato, la ricerca in Europa è partita da almeno 30 anni, i paesi anglosassoni sono quelli che hanno dato la spinta maggiore e si sono per primi distinti in questo settore. Certamente poi gli altri hanno seguito la stessa strada e attualmente l'Italia si attesta sicuramente in una posizione di privilegio. Innanzitutto, quale può essere il ruolo della ricerca? Il ruolo della ricerca è letteralmente quello di comprendere il meglio possibile quali siano le esigenze degli animali e in qualche maniera capirle e decodificarle. Come? Attraverso lo studio dei cosiddetti indicatori di benessere animale. Garantire il benessere degli animali significa non soltanto dargli delle strutture o dargli dei sistemi di gestione che siano compatibili con le loro caratteristiche e specie specifiche, ma soprattutto poter raccogliere da loro stessi, dai segnali che danno, l'indicazione che quelle strutture e quel sistema di gestione sono positivi per il loro benessere. La scelta di Teramo come sede della conferenza della Commissione regionale dell'OIE per l'Europa conferma l'impegno dell'Istituto nella cooperazione multilaterale e ne sottolinea la funzione di promotore e facilitatore di azioni a favore della sanità e del benessere animale a livello internazionale.